Ciao a tutti, oggi faremo vedere come preparare la farina di carruba. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 2 minuti. L'impiego comune della farina di carruba avviene per la preparazione di dolci, in cui essa può rappresentare un sostituto del cacao. La farina di carruba viene utilizzata anche come addensante naturale nella preparazione di vellutate, creme dolci, salse per condimenti, confetture e gelati. Per preparare la farina di carruba abbiamo bisogno delle carrube essiccate, dal quale toglieremo il pezzo di sopra. Le faremo a pezzi e andremo a metterle all'interno del boccale in dosi da 200-250 grammi per volta. Quindi andiamo ad aprire il boccale, versiamo all'interno le nostre carrube spezzettate, posizioniamo il coperchio e facciamo andare il bimby per un minuto a velocità da 4 a 10 e poi andremo a controllare la consistenza della nostra farina. La nostra farina è pronta. Adesso andremo a setacciarla con un collino a maglie strette. Dopo aver setacciato con il collino a maglie strette la farina, questo sarà l'effetto che otterremo. Farina di carruba. Grazie e alla prossima ricetta!